davanti io poi al dottor Mozzicari, ha cercato la segreteria che ancora... Senta, sulla sua candidatura alla presidenza della regione, Crosetto ieri ha detto una candidatura contro di noi. Avete chiarito, chiarirete oggi, dovrebbe arrivare anche Crosetto. Insomma, con Fratelli d'Italia l'accordo c'è o si candida la Meloni? Non so perché Crosetto dica queste cose, perché certamente se ha dei problemi da chiarire col PDL non faccia. Io sono iscritto alla destra e quindi sono il candidato che competerà in questa campagna elettorale contro Zingaretti. Credo che nessuno si voglia sottrarre a questa battaglia. Ma resta in campo come ipotesi? Ma non penso, penso che alla fine sarà un candidato unico del centro-destra. Che lei ieri ha detto non mi sono veramente occupato. Non ci hanno consultato per candidare Storace. Questo non è una cosa Storace, è il PDL. La consulta verso una convergenza con su Storace. Penso che sì, però chieda a Giorgia. A Giorgia Meloni. Se dovesse scendere in campo Giorgia Meloni, lei chi vota, Storace o Meloni? Io voto Storace. Vota Storace? Storace tre volte voto Storace. E come mai? Perché Storace lo credo, prima di tutto la Meloni deve fare una bella carriera, Storace già l'ha fatta da parecchio tempo. Ma il PDL rischia di pagare lo scandalo Fiorito e gli sprechi in Regione Lazio? Lo scandalo Fiorito? E vabbè, ma vedere a Fiorito che c'entro io con lo scandalo Fiorito? No, lei è niente come giudizio. Ma nemmeno lui, Fiorito è stato lì e tutta la compagnia, guarda, non è solo Fiorito, è quello che paga per tutti. Ah, quindi era una compagnia di giro. Sì, ciao. Quindi la gente ha dimenticato. Ma sì, la gente, gli scandali tesoro mio sono talmente tanti che non sai più dove prendere. Ha ottenuto l'appoggio di Alimanno, nonostante per 4 anni e mezzo si era stati avversari in consiglio comunale. Beh, stiamo parlando della Regione Lazio. E credo che se il PDL sostiene la mia candidatura, anche Alimanno, che è un autorevole esponente del PDL, farà la sua parte come annunciato. Ma, insomma, un passo alla volta si deve fare. Si condivideranno programmi, si faranno intese. Sindaco, allora si ritrova con Storace nonostante sia stato il suo oppositore nel 2008 e ha fatto opposizione in Consiglio Comunale fino a poche settimane fa. Cos'è cambiato nel centrodestra? Tutto insieme, di nuovo? Io continuo a fare amministratore di Roma, semmai forse questa domanda dovete farla a lui. In realtà noi sappiamo che ci possono essere momenti dialettici e diversi, ma bisogna sempre aggregare. Io penso che questa sia la base per l'aggregazione più ampia anche verso il Consiglio Comunale di Roma. Quindi... Dire la volata anche a Silvio Berlusconi, un mese fa gli aveva detto è irrazionale che si ricandida, c'è bisogno di un cambio generazionale. È stato il Natale a portare consiglio, cosa Io è cambiato? Io credo che noi dobbiamo puntare su quelle che sono le realtà vere. Oggi Silvio Berlusconi è il leader che può portare il centrodestra alla vittoria a livello nazionale. Lo constatiamo in tutti i sondaggi, lo constatiamo in tutti gli interventi televisivi, noi dobbiamo aggregarci su chi può vincere. Quindi il ricambio è rimandato, diciamo. Strani?